avevo capito che era partito sto coso. Allora, stiamo giocando con il tablet nuovo. Avrebbe già passato un anno, ha già compiuto un anno, ma io per un anno non l'ho proprio guardato né toccato perché non vado molto d'accordo con le novità di questa natura. Però mi serve e quindi facciamo una prova e spero di poter far ascoltare questo. Vi leggerò qualche pagina, beh. Ne parlavo giusto ieri con l'amica di maglia con la quale mi sono incontrata. Non mi ricordo se è Piazza della Rocca, credo, boh, cioè capisco. Ancora non ho memorizzato bene tutta la mappa di Viterbo. Siamo state a condividere un cappuccino, tante chiacchiere su manuali e altre vicissitudini che ci hanno comprese. Abbiamo riso tanto, devo dire la verità, che noi ridiamo sempre molto, anche a distanza. Ma questo succede un po' con tutte le mie amiche di maglia, devo dire che non ce n'ho di malmostose, di amiche di maglia, che no. Ma poi sono amiche, sono anche un po' allieve. Oh, qualcuno, sì, si sta bene. Ecco, devo dire che creare benessere è una cosa importante, bella, che ci fa stare bene, che ci fa dimenticare un po' i nostri di malessere. No, creare benessere per gli altri diventa poi una fabbrica di benessere per noi stessi. Comunque. Vi voglio leggere qualche pagina del pranzo di Babette. Questo quadernetto, questo libretto, questo libricino, libricino è più carino che libruccolo. Ah, ha una bella storia. Lo riguarda un'avventura che forse vivrò e forse no, chissà. Magari, anzi, converrà coinvolgere qualcun altro, certo non me la vado a rischiare da sola, ma qua dentro, nella prima di copertina, vedete che c'è una calligrafia. Aspetta, no, dice citofonare. Aspetta, ora vi faccio vedere. Allora, vi posso far vedere solo questa cosa qua. Allora, qui dentro c'è tutto un percorso da fare. Non si sa da dove, comunque c'è un'uscita del grande raccordo anulare, c'è una direzione da prendere, c'è un'uscita da scegliere, da imboccare, c'è tutto un percorso, quindi qua si dà per scontato che no, non si sia come si dice, no, no, non ci sia in dotazione un tom tom, un navigatore, perché c'è tutta la gira lì a sinistra, continua, ta, 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 sempre dritto. Vai a destra, poi in bocca due semafori pedonali, un altro semaforo grande e poi c'è anche scritto: vale, parcheggia, suona e c'è un cognome. Guardate che ci dovrebbe essere anche il civico. Sì, eh beh, ovviamente, se no come ci si arrivava? Poteva essere una villa, poteva essere un. Ma no, c'è scritto proprio il numero civico, c'è cioè il nome della via e c'è scritto anche citofonare adesso. Sapete dove ho trovato questo? Allora, la mia collezione di questi libricini è cominciata qualche mese fa. Li ho trovati su un banco di libri usati, poi sono perfetti, e ne ho presi un po', li ho scelti. Come li ho visti, mi è venuta in mente subito una cosa da realizzare, subito, tom. E lì mi sono rincuorata perché era da tantissimo. Io ho tanti progetti fermi lì che hanno tutto un loro perché, no? Prima o poi li realizzerò, o prima o poi, o forse mai, chissà. È capitato anche a Castel Gandolfo che avessi preparato un sacco di buste con delle immagini, con tutti i filati già scelti per realizzare delle storie a razzo che raccontassero lì quelle immagini della mia città, del mio territorio, non della parte urbana, ma del paesaggio intorno alla città, dei cieli della mia città. Scusate, ho uno zampirone acceso qua vicino a me e mi dà un po' fastidio. Insomma, e poi invece non se n'è fatto di nulla perché c'erano dei filati e dei colori che mi sono serviti per fare altre cose urgenti e quindi ho detto ciao, ciaone, ma tanto mi era già passata anche la voglia di quello. E invece ce ne sono altri anche abbozzati che rimangono lì. E qui ho visto, mi è venuta subito, puff, l'ispirazione. Sapete, esiste quell'inquietudine, perché quando
Allora, quando sappiamo fare, quando abbiamo il gusto del fare, quando abbiamo i materiali, prendiamo un filato e si comincia qualcosa. Avete visto quei gomitolini di Tiger? Ve lo metto il link per raggiungere quel pattern, perché è un pattern gratuito di Cascade, proposto con un filato Cascade, però avete visto come me è riuscito con quel cotone che si apre. Ecco, per risultato è importante, se vi piace quello che ho ottenuto con i cotonini di Tiger, ecco, che troviate un filato che abbia quelle caratteristiche. È ritorto mentre lo lavorate, ma lui si apre. Un'amica di un tempo diceva che certi filati si rilassano. Altri invece mi hanno fatto venire l'agitazione, che guardate mica me passa, no, non mi passa quell'agitazione lì, non mi passa. Ma insomma, allora li ho presi tutti, c'era una promozione, prendi tre, anche lì ci fu una discussione che ho preso. Allora c'era questa promozione, prendi tre sul banco dell'usato, no, il più, quello che costa meno non lo paghi, non c'era una percentuale di sconto. Libri da tutti i prezzi, da 5 euro, 6 euro, 3 euro, molto più ciccioni di questo, no? Io ho preso, ne ho presi 6 e ho pagato, e mi hanno fatto pagare 6 euro. Vedete come erano stati prezzati? Boh, eppure c'erano quei cartelli da tutte le parti, e questi erano impilati in mezzo a quelli usati, che facevano parte di questa promozione. Ne prendo altri, mi ricordo, altri, fatto numero pari, ho detto, ma che è sta roba? No, io ho ripreso altri libricini, sono andata alla cassa e ho detto, scusate, io ho appena pagato, ma là c'è scritto così. No, l'ho fatta da più furba, ho detto, scusate, ma quella promozione che è scritta là, cioè, tutti quei fogli, quei manifesti, ma riguardano quali libri? E mi hanno detto, ma i libri usati, quali sono i libri usati? Sono quelli che sono in quella zona, quell'isola. Ah, allora anche questi. E flick e flock. Ah sì, sì, in effetti sì. E allora perché a me non è stato fatto lo sconto? Non c'è uno che costa di più di me, sono tutti uguali, quindi uno me lo regalate. E quindi me ne dovete regalare due. E quindi ne pago solo, tocca, aveva fatto un conto. E c'è uno che si è imparato, ma per quello che costano, vabbè, ma ci sono dei libri che sono più grossi, se fate lo sconto con quelli che costano in quel modo, cosa c'entra? Allora, allora li dovete togliere, per io qua, per i miei diritti, allora li dovete togliere da là. Allora, io gliel'avevo detto a lui, sì, no, ha ragione, quindi ho ottenuto lo sconto. Ma era più una questione di puntiglio, ma è giusto, scusate, bisogna essere chiari, altrimenti avrebbero dovuto dire, no, ci siamo sbagliati, in effetti quelli sono usati, sì, però non fa parte. Allora specifichiamo, signori che fate le promozioni, e signore, che cosa appartiene alle promozioni oppure no. Sapete che se voi andate a fare degli acquisti, ci sono dei cartellini, ci sono dei prezzi, cartellini che si riconoscono messi lì e non appiccicati da altri. Poi c'è gente che si diverte, io vedo da Tiger fare quelle cose allucinanti, aprono le confezioni, poveracci, rompono la roba e portano via la roba da dentro alle confezioni, fanno diventare matti i commessi, poveracci. E quindi può succedere che qualche buon tempone stacchi un prezzo da una parte e lo appiccichi dall'altra e via dicendo. Ma in quel caso, quando invece si verifica, cioè si vede che il prezzo è quello, il cartellino è quello, c'è solo un prezzo scontato, se esce fuori qualcuno che dice no, non è quello il prezzo, è un altro, e sicuramente vi dirà anche più alto, voi potete chiamare il vigile, contestare la cosa e ottenere l'oggetto per il prezzo che è scritto sul cartellino. È la legge, ogni tanto la legge ci viene incontro, non sempre, anzi, se ne stanno inventando di quello. Va bene, e allora, poi, acquistati quelli messi lì e preparati, perché ce l'ho tutta in testa questa cosa che devo fare, andiamo a Calcata con le mie ragazze quest'inverno, forse ve lo ricordate, che abbiamo, qualcuno se lo ricorderà, abbiamo pubblicato delle foto in giro per Calcata, siamo andate a farci questa bella gita, ci siamo fatte una merenda a Calcata, abbiamo guidato a Camilla, guidato nella nebbia, nel buio, a ritornare, abbiamo fatto un percorso troppo lungo. Questi tom tom nel piffero, io lo dico, ma non mi danno retta, vabbè,
questo delegare a questa intelligenza artificiale, usiamo la nostra, che se dobbiamo sbagliare sbagliamo per noi, non per gli altri. Vabbè, comunque abbiamo fatto questa bella girata e abbiamo trovato una teca. Sapete queste teche che si trovano in molti, molti paesi, città, insomma, una teca del prendi, è tuo, libri in vetrina. Ovviamente poi c'è anche da dare qualcosa, da lasciare qualcos'altro. Io al momento non avevo niente, quindi ho preso, però li ho già preparati dei libri da portare nella techina di Calcata, perché vorremmo andare a berci un tè in una sala da tè che è sempre chiusa quando ne abbiamo bisogno. In quei giorni lì erano giorni di festa di Natale, mi ricordo c'era il presepe in piazza Calcata, questo bel presepone, e invece se ci andiamo d'estate, perché estate e sotto le feste era l'unica chiusa di attività, erano tutti aperti, niente, non c'è riuscita io per pettigna. Tra l'altro io in casa mi sono trovata, no vabbè, ma sono quelle cose strane, mi sono trovata una tesserina punti di quella sala da tè, ma io non ci ho mai messo piede perché non mi è mai riuscito. Da dove mi è arrivata quella tesserina della sala da tè di Calcata? Non lo so, però ce l'ho e ce l'ho in giro per il tavolo della sala da pranzo, in mezzo a tutti i libri, le cose, gli appunti, i filati, i progetti, il casino che c'è. Ma insomma, a Calcata nella techina, dalla techina prendo, non mi ricordo quanti erano, più di uno sicuro, due o tre di questi. Ne ho lasciato uno perché non mi interessava la copertina e ho detto grazie, tornerò e li ho, veramente ce li ho, ho dei libri da portare là, ce ne ho dei doppi, quindi li porto là. E a un certo punto apro lui, io sono innamorata di questo film, se non l'avete mai visto ve lo consiglio, bellissimo, l'ho visto tanti anni fa e mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Poi lei è l'autrice della mia Africa, quel film, ci avete pianto voi? E che passione voi? Bellissimo. Poi c'è anche un altro film che non c'entra niente con quello di Robert Redford, lei che l'amo tanto, I ponti di Madison County, che quando ho visto il film, ho iniziato a vedere il film, ho detto no vabbè, ma perché lei? Non ce la vedevo nel personaggio, perché avevo già letto il libretto, che era I ponti di Madison County, è un librino piccolino ma appassionante. Ecco, forse l'unico film tratto da un romanzo che avevo già letto che non mi ha deluso, che non l'ho trovato corrispondente. Lui sicuro, lei ha detto no, voglio proprio vedere, perché ero proprio presa, ero già tutta impettita, non potrà, io l'amo lei, però non la vedevo nel personaggio così italiano come era descritto, insomma mi immaginavo un'altra fisionomia, un'altra prestanza, insomma, perfetta, non so se l'avete visto, I ponti di Madison County, che pianti, anche lì quell'attenzione emotiva, vabbè, comunque, lei che non mi viene con me ristripo, gliel'ho fatta. Ce l'ho fatta. Me ne viene in mente un altro con Warren Beatty e lei non me lo ricordo. E poi c'era anche Audrey Hepburn in questo film, già anziana, già tutta molto ballerina, lei in quest'isola, questo dirottamento di aereo, o la nave, un aereo, una nave, insomma c'è tutto un viaggio, ci sono queste conoscenze, è una non la voglio spoilerare se non lo conoscete, non mi ricordo come si intitola il film, però io credo che il link l'abbia già messo qualche vocale fa, siamo a 2000 fra un po' qua, e, no siamo a 1000 qualcosa. Vabbè, poi ve lo cerco, Warren Beatty e lei, che non me la ricordo, ma anche lei, Warren Beatty, cercate film romantico Warren Beatty e Audrey Hepburn e vi uscirà quello sicuramente, quando vedrete chi sono i personaggi, ah sì, Lorenza diceva questo, intendeva questo, che storia, wow. E quell'altro film che mi piace da morire, che mi rivedo le scene alla fine, con Barbara Streisand e Robert Redford, erano ragazzi, poi si trovano adulti, quell'amore, lui mi dice, insomma, ricordo che io ho cominciato a leggere, con i romanzi di Liala, avevo cominciato molto prima, io ho iniziato a leggere tantissimo già alle elementari, però
11-12 anni li ha, tutti li ho letti, quelli li prendevo in biblioteca. Scusatemi, ma c'è sto coso dell'odore lì. Qualcuno ce l'aveva mia nonna, molti li avevo comprati, trovati sulle bancarelle, tantissimi li ho presi in biblioteca. E li vorrei tutti, perché parla della mia città, parla di aviatori, di donne così appassionate, di quegli amori belli, bello, va bene. E quindi, vabbè. E quindi siamo qua, Karen Blixen, la mia Africa, il pranzo di Babette. Io il pranzo di Babette, guardate, mi ricordo delle inquadrature, mi ricordo i colori, mi sembra di aver sentito i profumi, è bellissimo, bellissimo. Scusate, vi faccio ballare, che non sapete che accrocco che ho dovuto fare per bloccare il tablet. Allora, vi leggo una pagina, e non ve la faccio lungo, no, non vi voglio far vedere tutta sta scritta qua, che poi è una bella calligrafia, tra l'altro, ma te pensa un po', c'ho tutto un percorso, da chi so, e ci vuole andare. Sarà recente questa cosa, anche perché sì, i bordi delle pagine appena appena sono, ma sono in ottime condizioni, questo sembra neanche che sia mai stato letto, è delle stesse condizioni di quelli che io ho preso su quel tavolo, quindi secondo me è recente, anche perché il prezzo, vedete com'è pulito, secondo me viene dallo stesso posto. Secondo me viene da qua, viene dallo stesso posto, sicuramente. Vabbè, comunque ve lo leggo. Cioè, è rischioso, tu porti un libro usato, molli in giro, un libro usato con tutto un piano per raggiungere una persona, o questa persona non abita più lì, però chissà, questo, le suonate, scusi, sono Gloria, ho lasciato le chiavi vicino alla, cosa, al portafrutta, piccolo diavolo, ve lo ricordate? Oh, sono Gloria. Vabbè, lasciate il petto, sono fatta così. Allora, il pranzo di Babette. Due signore di Berlebach. Il tutto dove... Vabbè, vi leggo il dietro. Allora, Gabriel Axel trasse da questo racconto di Karen Blixen, 1885-1962, per un pelo, io sono nata l'anno dopo. Vabbè, non l'avrei incontrata comunque, chissà. Un film indimenticabile per misura ed eleganza. Misura ed eleganza sono d'altra parte la cifra costante dell'autrice della mia Africa. Qui alle prese con una storia nordica in cui lo spirito e la carne si ritrovano, per colmo di ironia, a dividere la stessa mensa. Magnifico personaggio l'eccezionale cuoca Babette, esule dalla Francia della Comune, si trova a servire due sorelle, le belle e ormai anziane figlie di un venerato pastore protestante che ha fondato una sua piccola setta, di moda, meglio scappare, la piccola setta in un villaggio norvegese. Per gli ascetici fedeli, Babette cucinerà un pranzo magnifico e per loro incomprensibile. E qui vi ho introdotto. Allora, due signore di Berlevag, chissà come si pronuncia, tralala, perché siamo in Norvegia. In Norvegia c'è un fiordo, un braccio di mare lungo e stretto chiuso tra alte montagne, che si chiama Berlevag Fjord. Ai piedi di quelle montagne il paese di Berlevag sembra un paese in miniatura, composto da casine di legno tinte di grigio, di giallo, di rosa e di tanti altri colori. Io amo questi film estivi, ambientati tutti in Svezia, su di là, che sono queste belle case di legno rosso, bianco e rosso. 65 anni fa, in una delle casine gialle, vivevano due anziane signore. A quell'epoca altre signore portavano il busto e le due sorelle avrebbero potuto portarlo con altrettanta grazia, perché erano alte e flessuose. Ma non avevano mai posseduto un oggetto di moda e per tutta la vita si erano vestite dimessamente di grigio o di nero. Erano state battezzate col nome di Martina e di Filippa, in onore di Lutero e del suo amico Filippo Melantone. Il loro padre era stato decano e profeta, fondatore di una setta o di un pio partito ecclesiastico, noto e riverito in tutta la nazione norvegese.
I suoi acoliti rinunciavano ai piaceri di questo mondo perché la terra e tutto quanto essa offriva era per loro soltanto una specie di illusione, e la vera realtà era la nuova Gerusalemme verso la quale essi aspiravano. Non facevano voti, ma comunicavano tra loro con un sì sì o un no no, e si chiamavano fratello e sorella. L'imbroglio che siede sul soglio non suo, di sto sì sì no no, non ho ancora capito il senso, mi sa. Questo aggiungo io. Il decano si era sposato in tarda età e ormai era morto da un pezzo. I suoi discepoli diventavano ogni anno meno numerosi, più canuti o calvi, o duri d'orecchio, e anche più propensi a lamentarsi e a bisticciare. Così che nella congregazione si erano avuti alcuni dolorosi casi di piccoli scismi. Minuccia, vieni qua. Ma si radunavano ancora per leggere e interpretare la parola. Tutti avevano conosciuto le figlie del decano fin da bambine. Ai loro occhi esse erano ancora due sorelline tanto amate attraverso il ricordo del loro genitore. Nella casa gialla sentivano la presenza dello spirito del maestro e si trovavano a loro agio e in pace. Le due signore avevano al loro servizio, come tutto fare, una francese, Babette. Strana cosa per due puritane in un paese della Norvegia, tanto strana da esigere perfino una spiegazione. Gli abitanti di Berlevåg pensavano di averla trovata nella pietà e bontà d'animo delle due sorelle, perché le figlie del vecchio decano dedicavano il loro tempo e il loro piccolo reddito alle opere di beneficenza, e non v'era creatura addolorata o bisognosa che bussasse invano alla loro porta. E Babette era venuta a quella porta 12 anni prima, profuga e senza amici, quasi folle di dolore e di paura. Ma la vera ragione della presenza di Babette nella casa delle due sorelle doveva essere cercata in un tempo più remoto e in una zona segreta della coscienza. Se volete, poi continuiamo.